Loredana La Tessa, sindaco di Oratino, non si correrà il 42esimo giro ciclistico, un vero peccato, però problemi relativi alle autorizzazioni hanno bloccato la gara. Sì, sono state due giornate intense di telefonate e contatti sia con la prefettura che con gli altri organi preposti a dare le varie autorizzazioni. Avevamo trovato una via invertendo il percorso, facendolo in salita, ma purtroppo anche in questo caso le autorizzazioni sono state negate perché la strada non è ritenuta sicura per lo svolgimento della gara. Per il paese sarebbe stato un giorno di festa, come lo è stato del resto per 42 anni, tanti sono infatti le edizioni di questa kermesse ciclistica, l'auspicio è che si possa tornare in sella nel 2024. Sì, questo è l'auspicio, ma sì, siamo rammaricati che non si possa svolgere questo torneo quest'anno, perché diciamo è un torneo storico del nostro paese, quello che io ho sottolineato anche alla prefettura, rimarcando insomma l'importanza di questi eventi e anche dell'impegno della macchina organizzativa che c'è dietro nell'organizzarlo, e quindi annullarlo diciamo 3 giorni prima che si svolga non è proprio una cosa insomma facile da digerire, però se al primo posto va messa la sicurezza dei ragazzi, al primo posto va messa a questo punto anche la sicurezza dei miei cittadini, perché se questa strada non è sicura per fare le gare, a questo punto non è sicura neanche per la circolazione, quindi mi adopererò già da lunedì per chiederne o la chiusura o l'immediata, insomma, l'immediato ripristino in tempi brevissimi, perché a questo punto diventa anche una questione di principio. Diciamo che un'eventuale chiusura però comporterebbe ulteriori disagi per voi. Sì, ulteriori disagi, perché poco più sotto c'è una parte della comunità che vive in Contrada Casale, ci sono tantissime famiglie che utilizzano questa strada tutti i giorni, quindi se non è sicura per le gare, non è sicura neanche per la circolazione normale a questo punto.